Se vi ricordate, la prima cosa che vi avevo promesso, che vi avevamo promesso tutti e due, che ci occuperevamo del gruppo giovanile. Va bene? Oggi mi fa piacere di confermarvi che siamo riusciti a tenere fede a quanto vi abbiamo dichiarato e abbiamo firmato per i prossimi 5 anni, perché queste cose devono essere cose a lungo. Abbiamo il signor Cetteo Timascio. Dimascio. Cetteo Dimascio non ha bisogno di presentazioni, va bene? È uno dei migliori in Italia in questo campo. Lo incontrerete mercoledì, allora mercoledì potrete. Mi sentite? Come sono i microfoni? Non messi più vicino. No, questi vanno bene. Funzionano? Bene, mi sentite meglio adesso? Va bene. Cetteo lo incontrerete mercoledì, vi sarà presentato ufficialmente, però tutto è stato firmato, tutto bene. E quello dovete ricordare che è stato a capo con la Renato Curi e ha conquistato 10 volte i titoli italiani. È stato lui a scoprire e a lanciare giocatori come Fabio Grosso, DHT e quello che può darsi conoscete, Verratti. Va bene? E speriamo che questa lista si divenga più lunga qui con l'Ascoli, che ci sono veramente dei buonissimi elementi. E la stessa cosa, vi avevo detto che per me era molto importante il gruppo di vedere i giovani, cosa avevamo, cosa potevano fare. E abbiamo dovuto fare dei cambiamenti alla direzione e così. Oggi abbiamo un nuovo allenatore. Presento il nuovo allenatore, tu lo conosci meglio di me? Sì, beh, ma lo conoscono bene anche loro perché qua ad Ascoli qualcosa destro ha fatto e credo che senza stare a giudicare il passato, credo che oggi comunque abbiamo visto una buona partita, abbiamo visto una squadra ben messa in campo che ha creato molto più che probabilmente nelle ultime partite. Dopodiché sappiamo che questa sarà un'annata difficile da qui alla fine e purtroppo anche oggi il risultato non è stato quello sperato, però credo che tutti abbiate visto, mi sembra una buona squadra, una partita piacevole, Diciamo che parecchie loro hanno occasioni. trovato il tiro della domenica, almeno. Benissimo, sì, ma no, speriamo di perdere tutte le partite che dovremmo perdere. L'anno prossimo speriamo che le perdiamo quest'anno. Va bene, così Andiamo subito. andiamo subito, andiamo. Bene. Oggi io pensavo che la squadra ha giocato molto meglio del Catanzaro. Io l'ho vista giocare domenica a Salerno e il Salernitana aveva giocato meglio dell'Ascoli. Però oggi abbiamo giocato meglio, loro hanno fatto un tiro e hanno fatto gol. Che vuoi fare? Si vede che si deve abituare anche a giocare bene, Sì. Presidente, e a raccogliere i meriti. Certo. Sì. Pure questo. Però abbiamo dei buonissimi giovani, abbiamo dei buonissimi giovani. Oggi li ho visti, soprattutto, guarda, possiamo costruire per l'anno prossimo mettendo qualche persona più esperto, possiamo fare qualcosa di bene. Bene, siamo qui, hai qualcosa da addizionare, da dire? No, beh, hai detto tutto. Io credo che appunto questa è una squadra giovane, lo si vede nell'entusiasmo, nei pregi e anche in qualche piccolo difetto. Manca di esperienza, non riesce a capitalizzare tutto quello che fa, però davvero ci sono dei ragazzi, a ogni partita scopriamo dei ragazzi nuovi che hanno delle prospettive o che comunque mostrano di far bene oggi, insomma. Avete visto che la difesa era decisamente rivoluzionata, eppure anche contro una squadra come il Catanzaro, che è nella parte alta della classifica, comunque non ne abbiamo sofferto molto, abbiamo fatto quanto si doveva. Hanno fatto un gran bel gol, complimenti a loro, insomma.
però mi sembra che i progressi ci siano e soprattutto a livello di società siamo contenti di aver tenuto fede, come diceva il presidente prima, al primo impegno che abbiamo preso e con un nome di assoluto prestigio che contiamo possa dare molto all'Ascoli nei prossimi anni. Bene, supportate questa squadra forte, si, perché hanno bisogno. Ma questo veramente bisogna farlo. Come ho detto, venendo in Ascoli, ho detto che ho bisogno delle istituzioni locali. Non si può solamente dare, bisogna anche un po'. No, non bisogna solamente ricevere, ma bisogna anche dare un pochettino. Va bene? Ho detto tutto. I prossimi due tasselli sono il direttore sportivo e lo stadio, sono ancora rimaste due cose, no? Il direttore sportivo, sì, e lo stadio, sì. Ma ci sono, soprattutto il più grosso problema è che per i giovanili sono i campi dove si allenano e dove potranno giocare le partite in casa. Questo è il più grosso problema. Guarda, di problemi qua ne abbiamo avuti tanti, va bene? Per incominciarla, era tutto stato abbandonato, tutto era stato lasciato. E comunque piano piano stiamo rimettendo tutto a posto. I problemi si risolvono, no? Sì. No, i problemi che sono nostri li risolviamo, però ci sono problemi che non possiamo risolvere da soli. Il messaggio è abbastanza chiaro. Sì. A voler leggere nemmeno tanto tra le righe, sì. Guarda, questa è la cosa eccezionale di Ascoli. Non tutte le città qui in Italia hanno dei tifosi come Ascoli e hanno una tradizione nel calcio come Ascoli. Noi siamo fieri, perciò stiamo qua. Credo ci sia niente da aggiungere. Cipriani... Ma sì, possiamo dirlo. Possiamo dirlo? Bene, te lo lascio a te dire. No. Cipriani penso l'ha annunciato la prossima settimana. Sarà da noi in prova, tesserato per la fine di quest'anno e poi si vedrà cosa farà. Va bene? Fino alla fine della stagione, abbiamo convenuto un'opzione che servirà a entrambe le parti per vedere se ci può essere un ulteriore sviluppo. Pensiamo sicuramente sarà disponibile già per la prossima partita, poi starà il tecnico valutare se sia già in condizione o meno e per quanti minuti, però ci sarà.